vi sono obiezioni, le audizioni in programma quest'oggi saranno rese pubbliche mediante attivazione dell'impianto audiovisivo con trasmissione diretta audiovisiva anche sui canali web TV, YouTube satellitare del Senato. Faccio presente che questa forma di pubblicità è stata autorizzata dalla Presidenza del Senato. Inoltre informo che la documentazione consegnata ove nulla osti sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulle pagine web della Commissione. Se non ci sono obiezioni, proseguiamo. Sull'organizzazione dei lavori, ad ogni audizione potrà essere dedicato un tempo massimo di 30 minuti, suddivisi in 10 minuti per la relazione introduttiva e 10 minuti complessivi per eventuali domande da parte delle senatrici e dei senatori interessati, 10 minuti per la replica. Abbiamo con noi questo pomeriggio la dottoressa Paola Pisanti, componente per il Ministero della Salute della cabina di regia nazionale del Piano Nazionale della Cronicità, alla quale diamo subito la parola ringraziandola per la sua presenza qui. Sì, grazie, grazie. Illustra Presidente e illustri componenti della dodicesima Commissione Igiene e Sanità. Il tema dell'audizione di oggi è stato oggetto dei lavori della Commissione nazionale per la redazione del piano della cronicità, commissione che ho avuto l'onore di coordinare e che ha tradotto le riflessioni su questa tematica in obiettivi, strategie, azioni e indicatori. Facendo seguito a quanto previsto dal piano, io vorrei oggi però contribuire con una risposta concreta, dettata dalla mia esperienza attiva sia come medico che come responsabile di un coordinamento sanitario di un'ASL, che per i lavori che ho portato avanti presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria. Io partirei dalla necessità che nell'indirizzare verso nuovi scenari dobbiamo partire da alcuni messaggi chiave. Prima di tutto, un sistema centrato sulla paziente persona e non più solo caso clinico. E nel caso del paziente cronico, un paziente esperto, cioè portatore del sapere legato alla sua condizione clinica. E poi una valutazione orientata sugli esiti raggiungibili sul sistema sociosanitario. Quindi è necessario superare l'appiattimento dei servizi sulle prestazioni attraverso l'attivazione di un piano attuativo individuale e sulla base di percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali. Per dare risposta a questi messaggi chiave, dobbiamo prima di tutto pensare all'applicazione di modelli predittivi. Questi ci consentono di identificare e stratificare la popolazione. Ci permettono di evitare di riprodurre su scala maggiore rispetto le risorse in un modo non frammentato tra i diversi soggetti, ASL, comuni, terzo settore, ma creare degli strumenti di interfaccia tra l'ospedale e il territorio e nello stesso territorio fra distretto, aggregazioni funzionali territoriali, unità di cure complesse primarie, senza trascurare i dipartimenti, Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento di Salute Mentale, materno-infantile e consultori familiari. Questo contribuisce a rendere più facili le azioni di ricomposizione degli interventi. Inoltre ci permette di intervenire più su una revisione dei modelli che non procedere a un loro annullamento, tenendo presente che i percorsi di miglioramento sono efficaci quando partono sempre da una valorizzazione dell'esistente, ma soprattutto di produrre interventi che con la conoscenza non solo dell'aspetto clinico, ma anche di quelli che sono i determinanti socioambientali che agiscono sullo specifico paziente, ci permettono di contrastare al tempo stesso il disagio sociale e favorire l'inclusione sociale. Quindi, in armonia con quanto previsto dal Chronic Care Model, proprio sulla base della stratificazione, che ci permette non solo di definire il target di popolazione,
ma ci permette di definire le strategie e gli strumenti del governo clinico e soprattutto gli attori, cioè chi fa che cosa. E quindi dobbiamo considerare 5 livelli. Il primo livello è quello che viene molto spesso trascurato, è quello della popolazione sana e o a rischio. E qui l'attività di promozione della salute, l'attività di prevenzione con il coinvolgimento della medicina generale, delle farmacie di comunità, ma anche in collaborazione con altri settori, scuola, lavoro, ambiente, urbanistica. Il livello in cui abbiamo i pazienti con patologia ma senza complicanze. Lo strumento appropriato è il percorso gnostico terapeutico all'interno di una rete assistenziale. Quindi un piano di gestione integrata, l'uso di tecnologie di ability to cope e coinvolgere la medicina generale, l'infermiere distrettuale e lo specialista. Il terzo livello abbiamo i soggetti con compromissione d'organo, che richiedono una gestione più complessa, ma non richiedono sempre ricovero. Quindi a questo punto sono gestibili nell'ambito dell'assistenza domiciliare, nell'ambito delle strutture sociosanitarie, con dei team interprofessionali e multidisciplinari, ma con la costruzione di un percorso attuativo personalizzato e la costruzione di un patto terapeutico, fino ad arrivare al livello rappresentato dagli insufficienti d'organo e pluripatologici, in cui bisogna definire dei percorsi di integrazione molto forti ospedale-territorio e dove l'integrazione si spinge soprattutto a livello ospedaliero. E quindi dei hospital, dei service, infermiere ospedaliero e infermiere territoriale, fino ad arrivare a un livello di casi gravi o pazienti terminali dove l'attenzione, la medicina territoriale si sviluppa soprattutto a livello domiciliare, attraverso l'ADI, attraverso le unità operative di cure palliative, in hospice, in RSA o nei nuclei dedicati. Faccio riferimento ai nuclei di Alzheimer o ai nuclei della sclerosi laterale. Come elemento che favorisce indiscutibilmente la integrazione fra i professionisti, ma anche la possibilità di condividere le risorse umane e strumentali. Uno studio a dimostrazione di questo è stato fatto nell'Emilia-Romagna dal 2010 e 2019, che ha dimostrato che utilizzando strutture in cui c'è una concentrazione di lavoro da parte dei professionisti, abbiamo una riduzione degli accessi in pronto soccorso e dei ricoveri inappropriati. E questa riduzione aumenta se all'interno della struttura della Casa della Salute c'è la presenza del medico di medicina generale. Al tempo stesso aumentano gli interventi in assistenza domiciliare. Vorrei con voi approfondire alcune aree, alcuni ruoli e darvi anche delle soluzioni che possono condurre a 3 obiettivi principali. La presa in carico del paziente, l'integrazione dei singoli operatori e la continuità assistenziale. Una di queste aree è l'ambulatorio infermieristico. Esistono alcune esperienze regionali che si caratterizzano per la realizzazione di questi ambulatori a gestione infermieristica, che utilizzano modalità operative che portano a definire il follow-up infermieristico sul PAI, il recall del paziente, l'educazione terapeutica strutturata sul paziente e sui gruppi di lavoro, il collegamento con l'ospedale attraverso le dimissioni assistite che diventano un ulteriore rafforzamento delle dimissioni protette e l'alimentazione di database. L'altra area di cui se ne parla tanto sicuramente è la telemedicina. La telemedicina, facciamo oggi riferimento alle ultime linee guida sulla telemedicina che in qualche modo ci hanno chiarito alla definizione delle prestazioni qual è il contenuto, ma soprattutto questo ci fa ragionare quella prestazione da quali professionisti deve essere erogata e come deve essere, organizzata la stessa prestazione. Ora possiamo dire che in Italia c'è, le competenze scientifiche e tecniche ci sono. Ci sono ancora molti problemi di tipo tecnologico, strutturale.
l'alfabetizzazione digitale, ma soprattutto sistemi di firewall aziendali apparecchi obsoleti, soprattutto la mancanza spesso a casa del paziente dello strumento tecnologico o l'incapacità di usarlo. Quindi su questo gli obiettivi devono essere sulla ricerca, sulla formulazione degli scenari, ma soprattutto nel creare fiducia. Fiducia nei professionisti, fiducia nei pazienti riguardo alle prestazioni in telemedicina, attraverso momenti informativi e momenti formativi. Quindi è Senta bene Pezzati, continuare. devo invitarla a chiudere, Sì, grazie. per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, anche qui farei riferimento ai caregiver familiari e alle assistenti familiari. Le strutture residenziali, fare riferimento all'importanza di creare un rapporto tra strutture e territorio. L'altra area è la comunità di pratica, due nuovi ruoli, medico esperto e farmacia di comunità. Bene, grazie. La dottoressa Risanti ci ha fornito poi una relazione scritta, la ringraziamo per questo. Dei colleghi e le colleghe iscritti a parlare, senatore Pisano. No, Marinello, scusi. Senatore Marinello. Grazie Presidente e grazie per la relazione, è veramente esaustiva. Più che delle domande, io vorrei sottolineare l'importanza che si sta per ora portando avanti quella che è l'assistenza domiciliare, territoriale, per decongestionare l'ospedale. Purtroppo è il caso di dire che l'esperienza Covid ha creato dei gravi problemi, non è il caso di enumerarli, però sappiamo che diciamo, l'intasamento ospedaliero provoca dei gravi danni e per il paziente e per la comunità in genere. Già sapevamo, e questo io sono un ospedaliero naturalmente, sapevamo che la problematica del paziente cronico che arriva in ospedale è un problema grave anche per le infezioni nosocomiali, non nel caso del Covid, ma in genere lo stafilococco, lo pseudomonas e altre problematiche che noi sappiamo. Il paziente che viene gestito nell'ambito della medicina territoriale, piuttosto che anche nell'ambito familiare o nelle case di cura, deve essere adeguatamente trattato. E ne trae giovamento non solo il paziente, ma anche la comunità in genere. Quindi io la ringrazio per la sua relazione e tengo a precisare che noi come Commissione Sanità abbiamo portato avanti, io sono il primo firmatario, un DDL sugli infermieri di famiglia, che spero che con questa l'ultima legislatura si possa portare a termine per vari motivi. Primo, nell'interesse della comunità del paziente, ma anche per un risparmio economico, perché da un punto di vista economico nella fase iniziale ci può essere un aumento della spesa, però sappiamo benissimo che un paziente in degenza ordinaria costa 850 euro con tutti gli annessi e connessi che ci sono, se invece viene gestito da domicilio il discorso è completamente diverso. Quindi fare dei master formative per gli infermieri e affinché possano, come diceva lei, anche con la telemedicina, essere di aiuto al paziente in collaborazione, naturalmente supervisore e coordinatore deve essere il medico di famiglia. Grazie per la sua relazione. Grazie, senatore Marinello. Senatrice Castellone. Grazie, dottoressa, e grazie per il lavoro che ha fatto la Commissione nella stesura di questa bozza che dal mio punto di vista è un lavoro veramente eccellente e che recepisce molte di quelle che sono le nostre osservazioni da tempo su come riorganizzare tutta l'assistenza territoriale. Le volevo porre un paio di domande. La prima è, lei pensa che nella valorizzazione del ruolo dei medici di medicina generale bisogna anche pensare ad una formazione che punti ad avere dei medici che non siano più solo appunto medici di medicina generale, ma proprio medici di cure primarie, nell'ottica di una presa in carico territoriale più diciamo anche specialistica. In realtà la nostra idea è quella di evolvere anche i corsi di formazione
in medicina generale in corsi specialistici di formazione. Poi abbiamo parlato, e lei anche ha fatto cenno oggi, a come sia importante la presa in carico anche multidisciplinare dei pazienti cronici e dei pazienti a livello territoriale. Quindi questo come può avvenire e seguendo che tipo di organizzazione all'interno delle case della salute. E poi l'ultimo punto, quello che forse manca un po' è l'emergenza urgenza territoriale, cioè il 118. Sappiamo che oggi più o meno le regioni sono organizzate in maniera diversa, in alcune regioni c'è il numero unico, in altre regioni c'è ancora il numero 118 e anche l'organizzazione in alcune regioni è affidata quasi nel 100% a volontari, in altre regioni no. Quindi come lei pensa che nella valorizzazione della presa in carico territoriale bisogna riformare anche l'emergenza urgenza territoriale, quindi il 118? Grazie senatrice Castelloni, senatrice Boldrini. Sì, allora, quando parlavo prima medico esperto, però dottoressa non avevo... Dottoressa Pisanti, scusi, raccogliamo le domande e poi le do la parola. Grazie mille. Grazie dottoressa Pisanti per la sua sempre, come posso dire, passione nel fare le relazioni, e devo dire quella che lei ci ha inviato è veramente importante, un progetto se vogliamo da mettere in pratica, perché ci sono tanti spunti che anche secondo quello che è il contributo della nostra commissione dovrà dare, penso anche al PNRR per esempio che si baserà moltissimo sulla medicina territoriale, possono essere davvero di spunto insomma, per poter arrivare a quei famosi progetti che poi dopo devono essere declinati e anche finanziati, perché arriveremo anche a quello insomma finalmente. La cosa che mi ha fatto come mettere l'attenzione in particolar modo, e quella sulla quale io davvero punto tantissimo, è il fatto di non avere più prestazioni, ma riconoscere prima, con dati statistici epidemiologici anche, la stratificazione dei bisogni delle persone. Perché è sempre stato detto che non possiamo dire facciamo un servizio senza sapere i bisogni della popolazione. Io credo che bisogna partire da sapere che cosa è necessario su quel territorio, se ci sono più anziani, più giovani con disabilità, più persone che hanno anche delle criticità o delle cronicità importanti, quindi partire da lì. Allora le chiedo, secondo lei, innanzitutto, questi dati statistici credo che siano a disposizione delle regioni, ma chi ne possono usufruire? E mi viene in mente, se è un amministratore locale, che abbiamo visto che è importante anche l'amministrazione locale che ha a supporto determinati servizi, possa chiedere i dati per capire insieme alle ASL quali servizi fornire, sapendo che ce ne sono tantissimi, quali servizi fornire in particolar modo. E un'altra cosa, il fatto anche del famoso budget di salute, di che cosa ne pensa lei. In più, il tema degli esiti, che sono fondamentali e importanti, perché se io attuo un servizio, ovviamente l'esito dovrebbe essere positivo per la qualità della vita delle persone. E il percorso che si deve fare anche per trovare e rafforzare quelle criticità che possono emergere dal percorso di monitoraggio. Quindi, monitorare i servizi, valutare e come le certificazioni, cioè man mano che si va a vedere che ci sono delle criticità, bisogna poi correggerle. Come possiamo fare? Questo secondo me è uno degli altri temi importanti, perché fondi ne verranno spesi, ma io vorrei che alla fine poi il risultato fosse il più possibile positivo. Quindi, ritornando alle domande che le avevo fatto, quindi i dati statistici, chi li può chiedere e come li possono utilizzare, budget di salute e anche gli esiti. Grazie dottoressa Pisanti. Sì, grazie senatrice Binetti. Grazie speciale dottoressa Pisanti, perché se avessimo avuto il piano nazionale delle malattie rare con la stessa intensità, velocità e accuratezza con cui lei ha coordinato il piano del piano nazionale per la cronicità, in questo momento saremmo molto più contenti.
ma detto questo, quindi che è un ringraziamento non formale, volevo chiederle tre cose. La prima riguarda il fatto della vaccinazione dei pazienti cronici. Sappiamo che questa vaccinazione è veramente ancora, come dire, molto poco strutturata, molto poco garantita, soprattutto nella sequenza dei tempi e dei luoghi. Sappiamo che si vaccineranno tutti, perché in Italia si vaccineranno tutti, ma quando, come, con quale vaccino e dove sono ancora delle incertezze che pesano sulla spalle non solo dei malati cronici, ma anche delle loro famiglie. Quindi sapere qual è il suo punto di vista su questo. Il secondo punto di vista è se lei ha nel modello anche che lei ci ha descritto così puntuale e direi anche allo stesso tempo aperto anche a prospettive di innovazione, come vede lei l'assistenza domiciliare integrata, laddove l'assistenza domiciliare integrata dei pazienti con cronicità è essa stessa esperienza di multiprofessionalità, ma dove sta il luogo e il punto del coordinamento di questo? Perché molto spesso il paziente cronico è il paziente cronico che ha una specificità di patologia, può essere un paziente diabetico, per citare solo una delle tante patologie. Però chi è il vero coordinatore dell'insieme dei servizi che al paziente cronico come paziente complesso garantisce qualità di vita e anche, diciamo, di presa in carico a tutto campo? E la terza e ultima domanda va dove andava una delle osservazioni che ha fatto prima la senatrice Castellone e che riguarda la tipologia delle competenze di messe in carico al medico di medicina generale e quindi anche alla possibilità che, essendo il medico di medicina generale in genere l'interlocutore più immediato e più diretto dei pazienti con cronicità, se anche lei non ritiene opportuno che nella formazione specialistica di questi medici di medicina generale si vada superando quel gap che separa la scuola di medicina generale dalle altre specializzazioni e non ci si decida a considerare la medicina generale una specializzazione al pari di tutte le altre e quindi con una competenza di formazione in formazione che ha nel territorio la sua espressione direi anche più ampia e più articolata, ma che non dimentica quella formazione che recupera l'esperienza di tipo, chiamiamolo clinico ospedaliero, che nella specificità della patologia che detta la cronicità potrebbe risultare interessante e importante. Dico questo perché è abbastanza evidente che ragazzi che si laureeranno in medicina quest'anno, chissà forse pure l'anno prossimo, corrono il rischio di accedere alla scuola di medicina generale senza aver fatto pressoché alcunché di tirocinio in ospedale. L'anno scorso non lo hanno fatto, quest'anno non lo hanno fatto. Quindi noi potremmo avere persone che si iscrivono alla scuola di medicina generale ma che del tirocinio, del training, chiamiamolo così, ospedaliero, non hanno visto nulla. Grazie. Grazie senatrice Binetti. Allora la parola alla dottoressa Pisanti. Sì, allora, due risposte sul medico di medicina generale e sulla valorizzazione specialistica del medico di medicina generale. Allora, ci sta in questo momento, si sta diffondendo anche in Italia, abbiamo alcune esperienze di questo medico esperto, che è il medico di famiglia che integra il suo ruolo di generalista con la conoscenza di un'area disciplinare, senza entrare in conflittualità con lo specialista né volendosi sovrapporre all'attività dello specialista, ma in grado di coordinare al meglio le attività sul territorio, ma conoscendo anche gli aspetti di alcune patologie specialistiche, e parlo del diabete, parlo della BPCO, parlo di alcune malattie anche cardiovascolari, è in grado di dare già una risposta completa che non è soltanto di tipo generalista. Esiste molta bibliografia su questo, esistono esperienze a livello internazionale e la SIMG qualche anno fa ha presentato un documento proprio su questo ruolo del medico esperto che abbiamo inserito anche nel piano della cronicità.
Un'altra domanda è quella del problema dei dati. Ecco, adesso dei dati che ha fatto la senatrice Boldrini. Allora, per quanto riguarda i dati, attualmente nel nuovo sistema di garanzia è stato creato un gruppo che sta fornendo alle regioni le modalità e i criteri di raccolta dati, sia per quanto riguarda l'aspetto epidemiologico, ma per quanto riguarda anche gli interventi, le procedure, le prestazioni e la tempistica per effettuare queste prestazioni. Io faccio parte di questo gruppo, finora abbiamo fatto 7 patologie e cosa abbiamo dato alle regioni? Abbiamo dato come si raccolgono i dati dei pazienti in base alle patologie, cioè conoscere non solo epidemiologicamente ma quanti diabetici, quanti BPCO insistono su quel territorio. E questo si aggiunge poi cosa bisogna fare per dare al diabetico un percorso di gestione attraverso le prestazioni. Quindi per ogni patologia, finora sono 7, abbiamo individuato anche quali sono le prestazioni da fare per questo. I dati si raccolgono attraverso i dati amministrativi. Dati amministrativi che sono le SDO, l'assistenza domiciliare, l'esenzione, la specialistica ambulatoriale e la farmaceutica. Questo in qualche modo, poiché viene anonimizzato poi il dato, ci permetterà di avere a livello regionale la conoscenza effettivamente di quanti sono i malati cronici per alcune specifiche patologie. Per quanto riguarda la seconda domanda che è stata fatta sulla organizzazione della cronicità, io credo che l'organizzazione basata sulla stratificazione ci possa veramente dare non solo indicazioni su come agire, ma anche chi fa le cose e cosa bisogna fare e quali sono gli strumenti. Ecco perché ho aggiunto questa cosa al di là di quello che il piano della cronicità ha definito su questi aspetti. 118, tutta la parte dell'emergenza-urgenza, io devo dire, è rimasta sempre un po' fuori da quella che invece è l'aspetto importante collegato al cronico, ma soprattutto perché il cronico abbiamo la riacutizzazione o della patologia o delle morbilità o delle complicanze. Quindi quello che è importante è creare uno stretto rapporto con l'emergenza urgenza, cosa che attualmente secondo me non è ancora arrivato al punto che noi dobbiamo invece creare questo stretto rapporto. Budget di salute sono abbastanza d'accordo sul budget di salute, vorrei però cercare di capire anche meglio come viene costruito, come viene poi definita la prestazione, insomma approfondirei ancora questo aspetto. Assistenza domiciliare, mi chiedeva la senatrice Binetti, io ringrazio sempre per l'apprezzamento che mi fa sul mio lavoro. Luogo dove bisogna fare una rivisitazione a livello di popolazione è sicuramente il distretto. Il distretto che è stato in effetti istituito tantissimi anni fa, ma non ha ancora trovato la sua collocazione. Ecco perché nella mia prima esposizione ho parlato dell'importanza del distretto, ma dei collegamenti con i dipartimenti. Vengono sempre tenuti fuori il Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento Materno-Infantile, tutta la parte di sviluppo dei consultori familiari. Quindi questo assolutamente bisogna dare maggiore forza al distretto e lì nel distretto si può fare un'opera molto interessante, che è quella della comunità di pratica. Ecco, anche lì non ho avuto tempo di spiegarla, ma la comunità di pratica è una modalità è stata definita da Wenger, che è stato uno studioso delle modalità di lavoro interdisciplinare, serve non soltanto per creare cultura e conoscenza come nei gruppi di lavoro, ma di procedere agli aspetti decisionali da parte di tutti i partecipanti, che non solo sono sanitari, sono anche gli amministrativi, sono anche i coordinatori amministrativi, sono non solo gli infermieri, ma anche tutto il personale sociosanitario. Questo ci permette, attraverso il lavoro della comunità di pratica, le esperienze ci stanno
è stata fatta qualche anno fa in Piemonte. Io ho coordinato un gruppo della comunità di pratica a Torino per l'implementazione del piano della cronicità attraverso l'istituzione di questa comunità di pratica. Quindi questa è una strada molto da percorrere assolutamente. Al di là delle domande, l'ho anche detto, gli esiti, è importante valorizzare gli esiti raggiungibili. La modalità il modello predittivo ci permette di fare tante cose, non disperdere risorse, perché la risposta territoriale è diversa a secondo del bisogno, non solo bisogni clinici, ma bisogni di tipo anche socio-assistenziali e ambientali. C'è differenza fra un diabetico giovane e un diabetico anziano solo che non ha un caregiver familiare o non ha un assistente familiare. Aggiungerei due cose importanti. Bisogna trovare un ruolo strutturato del caregiver familiare. Si fanno carico di tante cose, bisogna capire bene le necessità, le aspettative e come possono aiutarci. E poi gli assistenti familiari, parlo delle badanti, se ne parla tanto, ma dobbiamo passare attraverso una promozione del valore e della qualità dei loro interventi. E l'altro elemento nella cronicità che bisogna tener conto è la farmacia di comunità. Se ne parla ultimamente poco, devo dire, se non per gli aspetti di quanto la farmacia ha lavorato anche in questo periodo di Covid, però noi dobbiamo strutturarla. Noi abbiamo due modi per strutturare. Uno è le indicazioni della farmacia che già ci fu dato dal 502, l'articolo 8, che dava alla farmacia proprio la possibilità di fare prevenzione. Ma noi abbiamo la sperimentazione in atto su 9 regioni in cui viene dato al farmacista il ruolo non solo di fare prevenzione, ma anche di lavorare sulla valutazione dell'aderenza alla terapia da parte del paziente e sulla prevenzione degli effetti collaterali dei farmaci. Questo è un percorso da tenere sotto osservazione. Ci sono delle cose ancora da fare. Bisogna capire innanzitutto come organizzare il collegamento fra cure primarie e farmacisti, questo è da tenere presente, il finanziamento delle prestazioni, come il farmacista lo inseriamo nel percorso diagnostico-terapeutico. Io credo che anche lì ci voglia un progetto formativo che non sia settoriale. Il progetto formativo deve essere interdisciplinare, così come andiamo a creare il team multidisciplinare, anche la formazione deve essere interdisciplinare, non più settoriale fra da una parte gli infermieri, dall'altra parte i medici o dall'altra parte altre professioni sanitarie come può essere fisioterapista, eccetera. Ci vuole una formazione integrata sia sulle croniche che sulla malattia rare. Io insisto nel dire che le malattie rare, per questo apro una piccola parentesi, la malattia, la rarità per l'epidemiologia, un suo piano anche delle malattie rare a cui fare riferimento, ma fortunatamente molti malati rari diventano dei cronici e quindi noi dobbiamo anche per loro pensare al modello della cronicità con i percorsi e con la stratificazione e poi utilizzare degli strumenti standardizzati educativi, cioè non possiamo pensare che in una regione si faccia un'educazione al farmacista utilizzando degli strumenti e in un'altra altra. Quindi potrebbe essere interessante un progetto nazionale in cui si identificano gli strumenti educativi per la farmacia di comunità. Non so se ho risposto a tutto. Beh, sulle vaccinazioni, certo, ci sono delle incertezze. Incertezze che stiamo poi vivendo un po' tutti, è stato fatto il piano vaccinale sui malati cronici, sulla vulnerabilità di questi malati, forse anche un po' in ritardo perché sapevamo da tempo che il malato cronico era molto più vulnerabile su alcune patologie, parlo, cioè quelli di estrema vulnerabilità e quelli di vulnerabilità tradizionale, però io mi auguro che questo possa anche servire per dare le risposte in breve tempo. Grazie dottoressa Pisanti, grazie mille, questa audizione è molto preziosa per noi, le auguriamo un buon pomeriggio. Grazie a tutti voi, grazie.
Monsignor Paglia, ci sente? Ecco, adesso sento benissimo. Sì, tra un minuto cominciamo, grazie. Buonasera. 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 Allora, avverto... Sì. Avverto che se non ci sono obiezioni, le audizioni in programma quest'oggi saranno rese pubbliche mediante attivazione dell'impianto audiovisivo con trasmissione in diretta audiovisiva anche sui canali web TV YouTube satellitare del Senato. Faccio presente che tale forma di pubblicità è stata autorizzata dalla Presidente del Senato. Inoltre informo che la documentazione consegnata, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulle pagine web della Commissione. Abbiamo quindi con noi il Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Commissione per la Riforma e l'Assistenza Sanitaria e Sociosanitaria della Popolazione Anziana, a cui diamo subito la parola e lo ringraziamo moltissimo per essere qui con noi questo pomeriggio. Grazie. Grazie di cuore per questo momento di audizione e se posso chiedere che di assistere, di partecipare all'audizione anche del segretario di questa Commissione, che è il professor Leonardo Palombi, che mi coadiuva nella redazione del progetto. Se è possibile, graderei fosse accolto, altrimenti ovviamente continuo da solo. Va bene, accogliamo volentieri, Monsignor Paglia. Adesso lo inseriamo subito. Benissimo. Grazie. Grazie. Io inizio subito nel sottolineare che questa commissione che è stata istituita dall'allora Ministro Speranza del Ministero della Salute nel settembre dello scorso anno ha lavorato in questi mesi per presentare un progetto che è in via di elaborazione, ma nel frattempo ci pare opportuno poterlo confrontare e comunicare anche con la Commissione del Senato. Ne abbiamo già parlato con l'audizione di una quindicina di associazioni che nel territorio nazionale si occupano dell'assistenza agli anziani, ne abbiamo parlato con i tre sindacati confederali e nel frattempo anche con il Comando Generale dei Carabinieri e il NAS per una verifica sul campo della realtà. Ed io vorrei quest'oggi brevemente presentare una sintesi di una proposta che prevede un cambio di paradigma sulla scia anche di quello che il Presidente Draghi nella sua relazione al Senato ha proprio prospettato quando diceva e presentava la casa come il luogo principale di cura e affermava che è possibile questo attraverso l'assistenza domiciliare integrata. In effetti si tratta di un salto culturale, ossia di un passaggio al territorio, nelle case degli anziani, nei loro quartieri, nel tessuto vivo delle città e dei paesi dove si vivono. E questo avviene attraverso tre iniziative, abbiamo proposto una sorta di tre start-up: assistenza domiciliare integrata, centri diurni e servizi di prossimità nei quartieri. Beneficerebbero di questa struttura, di questa iniziativa, 1 milione di anziani, di cui 500.000 in una ADI che vorrei definire anche continuativa, oltre che integrata, non più come oggi basata quindi sulla singola prestazione, che è poi il motivo per cui le ore medie annue erogate per anziano disabile sono solo di fatto 17 ore, quindi nulla. Occorre fare un salto da meno 20, quindi da 17 ore, almeno a 20 ore ogni mese. Questa particolare ADI continuativa si aggiungerà per gli anziani fragili e in cattive condizioni economiche. Un altro 500.000 saranno coinvolti in servizi di prossimità per combattere isolamento, solitudine, per attivare programmi di inclusione sociale e digitale, per prevenire da tutti i eventi e disastri, come è stato ad esempio il caso della pandemia o ancora prima, ricordiamo qualche anno fa, delle ondate di calore. E tra questi 100.000 anziani con un sostegno dei centri diurni
pensati per portatori di patologie particolari come le demenze o altre malattie croniche. Tutto questo piano, abbiamo fatto un calcolo, costerebbe per un triennio circa 9 miliardi. E finalmente, in questo modo però, noi pensiamo che il risparmio conseguente sia davvero notevole. Almeno un terzo dei 280.000 anziani che oggi occupano l'RSA potranno rimanere a casa, così come per molti in casa di riposo. E solo su questo versante sarà possibile risparmiare alcuni miliardi all'anno. C'è poi il grande capitolo di coloro che utilizzano con frequenza pronto soccorso e ricoveri ospedalieri, perché non hanno assistenza alcuna sul territorio. Per essi il risparmio sarà ancora più consistente. Noi abbiamo fatto un calcolo che sarebbe un risparmio di 3 miliardi l'anno almeno. Si tenga conto che il progetto include nei suoi costi anche un programma per la formazione e assunzione di 100.000 operatori sociosanitari specializzati, di cui oggi si avverte un grande bisogno. Un altro costo che è stato tenuto in considerazione, sempre all'interno della cifra dei 9 miliardi, è un sostegno di assistenza domiciliare sociale agli anziani indigenti e soli. In pratica, il finanziamento per 8-16 ore settimanali di un caregiver per la casa, la pulizia ed altre attività domestiche o l'erogazione di una somma equivalente. È previsto anche un investimento per le attività di controllo e monitoraggio pubblico sulle attività descritte, al fine di evitare abusi o irregolarità. E infine, sempre nei costi totali, è prevista una vera riforma della carriera di coloro che sono coinvolti nelle attività domiciliari. Si tratta di un lavoro che diventa di alta responsabilità, affidato con fiducia a chi lo svolge, che implica un tempo consistente trascorso nel traffico o in viaggio, penso ai piccoli centri, ai nostri paesi. Quando si entra in una casa si è sempre ospiti, mai padroni, come invece avviene in un reparto o in una RSA. Per questo abbiamo previsto tre misure: un incentivo salariale, un congruo forfè per gli spostamenti e l'attribuzione di lavoro usurante con la possibilità di un pensionamento anticipato. Insomma, vorremmo dare corpo ad una sanità leggera, tecnologica, mobile e di prossimità, capace di una vera prevenzione, di un'attività di recupero, dotate di capacità comunicative e di intelligenza operativa. Ci rendiamo conto che è un salto culturale inevitabile, pena la insostenibilità di tutto il nostro servizio sanitario nazionale. Di questa prospettiva stiamo avendo contatti con diversi altre esperienze. Abbiamo coinvolto un gruppo di architetti per riqualificare le case attuali. In Italia ci sono 600.000 anziani non autosufficienti in palazzi dal secondo piano in su senza ascensore. È ovvio che è una situazione insostenibile. C'è poi un accordo che la Commissione ha fatto con l'Istat per verificare la realtà delle situazioni degli anziani nel nostro paese, come anche far emergere il sommerso drammatico di tante cosiddette RSA, nelle quali, come il generale dei NAS nell'audizione ci ha riferito, si verificano davvero drammi pazzeschi per i nostri anziani. L'intento è anche quello di un incontro sia con le regioni,
sia con i comuni, perché in qualche modo ogni realtà locale senta l'orgoglio di poter far rimanere i propri anziani nel loro territorio. È un'impresa possibile, non è utopica. L'occasione della pandemia, nella sua tragedia, offre però una opportunità che difficilmente potrà tornare. Ecco perché io sono lieto di questo incontro, questo pomeriggio, con la vostra commissione, perché pensiamo che il dialogo con il Parlamento sia ovviamente decisivo per l'implementazione di questo piano che noi presenteremo al Ministro della Sanità, coinvolgendo ovviamente anche le altre realtà istituzionali, coinvolti in questo caso il Ministero del Lavoro, sarà coinvolto il Ministero della Famiglia, il Ministero delle Innovazioni Tecnologiche, proprio perché la popolazione anziana del nostro paese è enorme. Oggi siamo perché io ho già 75 anni, siamo 14 milioni, quindi una cifra che aumenterà prossimamente, e credo che aver cura, prendersi cura degli anziani a partire dai loro luoghi di abitazione sia una scelta di civiltà e di grande responsabilità anche verso le giovani generazioni. Cresceranno meglio se sapranno che da anziani saranno custoditi con maggiore attenzione. Io mi fermerei qui, forse ho già superato anche il tempo che mi era concesso dei 10 minuti, e ovviamente sono a disposizione per le vostre domande, osservazioni che vorrete fare. Grazie per l'attenzione. Grazie Monsignor Pai, anche per rispetto assoluto dei tempi. Allora, passiamo alle colleghe e colleghi che hanno la parola. Senatrice Binetti. Come ha giustamente detto Monsignor Paglia, che ringraziamo io personalmente, anche in prima persona, della sua relazione, si tratta proprio di un vero e proprio cambio di paradigma. Un cambio di paradigma così radicale che io mi auguro che sia previsto anche un progetto di realizzazione in progress, cioè una realizzazione graduale per step, altrimenti dubito che si riesca, come dire, a fare questa sorta di rivoluzione copernicana. Le domande che io voglio fare a Monsignor Paglia sono di tre tipi. La prima riguarda la solitudine dell'anziano e quindi quella che va sotto il nome di crisi oggi della famiglia, con l'allentamento dei legami intrafamiliari e quindi con la necessità di rilanciare in primo luogo proprio un progetto reale che restituisca alla dimensione della famiglia la forza e la potenza coesiva che dovrebbe avere, che esperienzialmente noi oggi sappiamo che non ha, tant'è vero che è all'ordine del giorno, diciamo, l'abilità dei legami familiari in tutti i modi in cui la si voglia interpretare e intercettare. Accanto all'abilità della famiglia esiste anche la crisi di quella che potremmo chiamare le politiche demografiche, e comunque anche questo contribuisce molto nel patto intergenerazionale a quella mancanza essenziale che sono, come dire, i figli e le realtà delle persone che nelle loro condizioni si prendano cura degli anziani. Questa è la prima domanda. La seconda, sicuramente Monsignor Paglia insieme alla sua commissione avranno esplorato alcuni disegni di legge che negli anni sono stati elaborati, penso uno per tutti, il famoso disegno di legge del Dopo di Noi, che andava esattamente nella direzione della deistituzionalizzazione, vuoi degli anziani, vuoi delle persone con disabilità, a favore di una, come dire, come è stato detto, come ha detto giustamente lei, di una casa accogliente anche nella sua dimensione tecnologicamente più aperta e sofisticata, quindi con la possibilità
di controllare tutta una serie di servizi anche su via, chiamiamo così, digitalizzata, con software appositamente strutturati. Bene, il famoso disegno di legge del dopo di noi, che resta un disegno di legge importante, è ben lungi dall'aver trovato attuazione per una serie di motivi, nonostante si costruisse intorno a un famoso anche elemento che legava il pubblico privato, cioè l'aspetto pubblico e l'aspetto privato, tutta la logica del trustee con tutto quello che significava poter creare intorno alle persone anziane quella rete anche anticipata di servizi che avrebbero potuto aiutarli. Ma dico semplicemente la legge del dopo di noi. Terzo punto, e con questo poi mi fermo perché si potrebbe andare avanti molto a lungo, è il tema del caregiver familiare o anche il tema dell'assistente familiare. Ormai non si parla più di badante, la parola badante è una parola che è desueta, l'espressione più utilizzata è quella di assistente familiare, e anche mi sembrava di capire nelle sue parole che questa figura di persona che nell'assistenza domiciliare integrata e continuativa per un tempo che non è nemmeno solo quello delle 20 ore, ma è un tempo più concretamente misurato dai bisogni dell'anziano, avrebbe avuto anche una sua remunerazione. Ora mi chiedo se la remunerazione sarebbe stata all'interno della rete del servizio offerto, rientrava in quei famosi 10 miliardi complessivi del costo di questo progetto nei 3 anni, o come questa cosa sarebbe avvenuta. Ma non c'è dubbio che oggi noi assistiamo a un bisogno assoluto e nello stesso tempo a una carenza di competenza e formazione da parte degli assistenti domiciliari, realtà peraltro ampiamente rappresentata da persone che vengono da altri paesi e di cui l'Italia oggettivamente oggi come oggi non potrebbe comunque fare a meno, ma anche quello è un sommerso spaventoso che bisognerebbe far lievitare, e anche per restituire dignità a queste persone e anche per esprimere una occupazione, un'occupabilità che risponde davvero ai bisogni di una popolazione anziana. Queste tre cose sono quelle, quindi la crisi della famiglia con le politiche demografiche, il, non voglio dire fallimento perché non è l'espressione adatta, però la mancata applicazione e valorizzazione di una legge che pure è costata un'intera legislatura per portarla avanti, e buon ultimo adesso l'indicazione relativa agli assistenti familiari, al riconoscimento del lavoro del caregiver familiare, gli uni remunerati e gli altri invece indirettamente remunerati con anni di anzianità che permettano loro di uscire prima dal lavoro per potersi dedicare all'assistenza, mi sembrano tre ostacoli che bisognerà affrontare, che non credo sarà possibile affrontare tutti insieme, ma per i quali mi piacerebbe sapere esattamente, come dire, il piano delle priorità e la concretezza degli interventi distribuiti in una sorta di programmazione nel tempo. Grazie infinito, Monsignor Paglia. Grazie senatrice. Senatrice Binetti. Raccogliamo le domande, Monsignor Paglia, ecco, e poi rispondiamo. Intanto che magari i colleghi ci pensano, faccio qualche domanda io. Alcuni chiarimenti. Quando lei dice 1 milione di anziani sono autosufficienti o non autosufficienti, avete calcolato anche questo? E poi quando, naturalmente noi siamo, personalmente sono d'accordo col principio della casa come luogo di cura, e anche quando lei diceva in fondo sulla questione, diciamo, educativa anche intergenerazionale, sul fatto che siamo sicuri che la nostra società curerà gli anziani, si prenderà cura di loro, e noi tutti poi diventeremo anziani, molti di noi già lo sono. Ma quando lei dice naturalmente non potranno stare tutti in casa, anche perché un autosufficiente, quello che voi proponete da 17 ore a 20 ore mensili, 17 ore che non sono mensili a 20 ore mensili, se un anziano non è autosufficiente, 20 ore mensili comunque per una famiglia non si possono reggere. Quando invece dite servizi territoriali, quindi servizi di prossimità, che cosa intendete esattamente, tipo modello RSA più piccole, lo dico per estremizzare, per rendere sì. E poi l'ultima questione, poiché noi come commissione ci accingiamo a fare anche delle audizioni sul recovery plan
e naturalmente qualche collega abbiamo ragionato anche su audire anche lei su questo. Allora la domanda è, poiché coordina una commissione del Ministero, questi 9 miliardi che lei ha ipotizzato per questo progetto molto interessante, apro un'altra parentesi, quello che interessa moltissimo secondo me è anche il tema che lei pone del risparmio nei prossimi anni e anche dell'assunzione, perché naturalmente nel futuro noi avremo possibilità assunzionali su lavori altamente digitalizzati, ma assistenza alla persona, sembrano due questioni contrapposte, invece la proiezione occupazionale che avremo nei prossimi anni è molto, diciamo, indicativa sul fatto che naturalmente l'assistenza domiciliare non la potranno fare i robot, cioè i sociosanitari potranno aiutare naturalmente, ma non essere sostitutivi. Certo. E quindi lei pensa che su questo progetto molto interessante possono essere impiegati gran parte di risorse del recovery plan? Bene, allora adesso abbiamo la senatrice Castelli. Grazie, no, no. Monsignor Paglia. Non ho sentito il cognome, senatrice? Castellone, ci siamo visti un po' di tempo fa. Come no? Esatto. Grazie innanzitutto e grazie del lavoro che sta svolgendo. Io volevo un suo commento riguardo al progetto del budget di salute, quindi all'idea di trasferire il budget per assistenza ai disabili e ai malati cronici direttamente agli enti del terzo settore e non all'assistito. Ecco, vorrei sapere lei al riguardo come cosa ne pensa. Grazie. Grazie senatrice Castellone e senatrice Boldrini. Grazie Presidente e buonasera Monsignor Paglia, grazie della sua relazione che devo dire mi è piaciuta molto soprattutto per un cambio di paradigma, il fatto che gli anziani non siano più solo un peso, siano ai margini della società ma continuino a far parte di una famiglia, perché se la cosa più che era triste effettivamente nelle residenze sanitarie assistite è vedere tutte queste persone che hanno avuto un percorso della loro vita e che lì, insomma, in attesa, della fine della vita, perché le conosco molto bene le residenze sanitarie assistite, ci sono persone che sono encomiabili perché cercano di intrattenere, cercano di fare, però lo sa anche lei perché magari ne avrà viste tantissime, un po' di scoramento arriva, insomma il fatto che le persone possano comunque rimanere all'interno dell'alveo familiare, laddove esiste però, perché Monsignore, lei sa benissimo che anche l'orientamento della nostra società sta cambiando tantissimo. Le famiglie, le grandi famiglie di una volta vengono sempre meno, spesso sono persone anziane da sole e senza neanche un familiare alle spalle. E poi, come diceva lei, anche tutta una serie di condizioni che devono essere diverse da quelle di adesso per mettere in pratica questo progetto, le dico la verità, ancora bellissimo, proprio perché vede i grandi anziani, persone che ancora per tutto il percorso della loro vita hanno comunque qualcosa da dare. Le dico questo per sapere se voi comunque, non meno il tema della ristrutturazione anche urbana della situazione, perché ci sono già adesso dei piccoli progetti dove si vedono quei quartieri dove c'è magari il portierato sociale, ci sono già queste piccole realtà, però sono piccole e ovviamente anche qui difformi, e comunque serve sempre avere una tipologia, insomma, anche di un'autosufficienza, perché se pensiamo davvero, e lo diceva anche prima la Presidente, a quelle persone anziane con forti disabilità che non possono rimanere da sole, anche le 20 ore settimanali sono nulla a confronto al fatto che avranno bisogno comunque di un'assistenza anche notturna perché non possono stare da soli, e quindi serviranno delle residenze che comprendano anche la persona che assisterà insieme nella famiglia, quindi anche le residenze devono essere studiate nel tempo. E questa è la domanda. Avete fatto, siccome le cose, già il cambio di paradigma è molto, però ovviamente per metterle in pratica i tempi servono, una proiezione
dei tempi nei quali si possa andare, non dico a regime, ma cominciare a vedere l'effettiva, come posso dire, l'efficacia di questo progetto molto bello e molto ambizioso, devo dire. Quindi una proiezione nei tempi, appunto, dal punto di vista sia per quanto riguarda la residenzialità, per quanto riguarda appunto una urbanizzazione diversa e diversificata da quella congestionata, se io penso ai palazzi di Milano, Torino, impossibile da verificarsi. Quindi ecco, una proiezione per avere anche una rigenerazione urbana da questo punto di vista, dal punto di vista anche della, appunto, della proiezione delle persone che possono assistere i nostri grandi anziani, in una prospettiva che sappiamo molto bene la nostra società, e questo lo sappiamo anche dal punto di vista della longevità. Noi siamo il secondo paese più longevo al mondo, e che ben venga, perché questo vuol dire che comunque il sistema nostro sanitario, seppur con tutte le sue problematicità, però ci garantisce una longevità nella vita, ma con tante criticità. Quindi la proiezione dei tempi in cui anche valutare, insomma, l'effettività e l'efficacia di questo vostro grandioso progetto. Grazie, Monsignore. Grazie. Grazie, senatrice Binetti. Io non ho altri. Monsignor Paglia, lei la parola. Allora, inizio dalla senatrice Binetti. È chiaro che toccare il tasto della solitudine dell'anziano significa mettere il dito nella piaga, in effetti, anche perché se la solitudine, come dire, permettetemi questa analogia, è un virus che ha infettato tutte le generazioni, quella degli anziani è stata veramente stroncata da questo virus della solitudine. Anche per questo, come commissione, uno dei primi gesti che abbiamo fatto è stato quello di chiedere al ministro Speranza che facesse una circolare per permettere ai familiari e agli amici di visitare gli anziani malati di Covid in sicurezza totale, che da marzo stavamo a novembre non avevano mai visto un loro familiare. Si muore anche di solitudine, si muore di abbandono, e non solo ovviamente di malattia. In questo senso l'intento di far restare gli anziani o nella loro casa o nel loro habitat è esattamente un antidoto per sconfiggere questo virus della solitudine che va a braccetto con l'individualismo della nostra società, che rischia di polverizzarci. La stessa pandemia è uno dei frutti di questa polverizzazione. È evidente che il tema della intergenerazionalità, e qui anche della politica demografica, e qui ovviamente ne va non solo dell'aiuto economico alle famiglie, a mio avviso ne va di riscoprire un futuro, di riscoprire la voglia di futuro, di dare energia alla società italiana, che l'anno scorso ha vissuto un anno di paura, in precedenza una sorta di abbattimento interiore. Ecco, qui è chiaro che c'è il tema di come comunicare una nuova speranza che va sostenuta ovviamente anche economicamente, ma è un problema di cambio anche culturale. Quando parlo di paradigma, di nuovo paradigma, parlo anche di un nuovo affetto, di un nuovo orgoglio per la nostra società. E sono d'accordo che anche il disegno di legge Dopo di Noi vada legato e recuperato, come anche unito al tema degli anziani c'è anche il tema dei disabili, purtroppo ancora dimenticati. Proprio qualche sera fa abbiamo assistito ad un drammatico SOS di una ragazza con una malformazione particolare congenita che non potevano ricevere il vaccino, o comunque che non erano neppure stati inseriti e considerati. Per questo io credo che sia assolutamente decisivo che la lotta alla solitudine coinvolga
una attenzione alla salute intesa non solamente nell'ambito della sanità, ma in una prospettiva molto più ampia, molto più coinvolgente le diverse generazioni. A me piace fare l'esempio che per la prima volta nella storia, come voi sapete, vivono insieme quattro generazioni, non più tre. Però è come se fossimo in un ideale palazzo di cui ogni generazione un piano, ecco, questo palazzo però è privo di scale e di ascensori. Ecco, il problema è come recuperare questo dialogo tra le generazioni, appunto, che non possono più vivere separatamente le une dalle altre. Per quel che concerne il nostro progetto, è chiaro che è in progress e nei tre anni noi abbiamo visto questo progress di attenzione fino ad arrivare ad 1 milione di anziani, e questo milione sono o non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, quindi non sono tutti gli anziani, quindi è quella parte di popolazione anziana particolarmente più difficile, che ha con più problemi, e sappiamo bene che non è possibile tutti a casa. Per questo centri diurni, favorire co-housing, centri di riabilitazione, possibilmente nei quartieri o nei paesi. E qui c'è allora l'intervento, mi riferisco alla senatrice Boldrini, l'intervento di una nuova sensibilità sul piano urbanistico e dell'architettura, sia per riabilitare le case attuali, per renderle più agibili, e sia per costruire o per restaurare nei paesi e nei quartieri, e ha ragione, ci sono già piccole realizzazioni, ma c'è in collegamento con la Commissione un gruppo di architetti che sta preparando una serie di progetti mirati per permettere sia alle città grandi, alle medie o anche ai nostri piccoli paesi, pensiamo a quanti paesi noi abbiamo nel nostro paese, c'è bisogno di rivitalizzarli, e in questo anche tutto il tema di caregiver, dell'assistenza familiare o degli stranieri da collocare o ricollocare è un disegno che a mio avviso davvero ha una prospettiva straordinaria. Per quel che riguarda il recovery, io sarei lieto, molto lieto di poter continuare perché da quel poco che abbiamo visto con la Commissione, e a nostro avviso c'è da raddrizzare il tiro. Se pensiamo che per l'assistenza domiciliare è previsto un solo miliardo, io credo che nulla. Il tema delle RSA, per le quali sono previste 4 miliardi, va ripensato radicalmente. Le RSA vanno ridisegnate non per farne altre, non si tratta di fare altre RSA, ma di costringere quelle che ci sono a riqualificarsi come una delle tappe di cura degli anziani, con la prospettiva di ritorno a casa. A tutti noi piacerebbe terminare i nostri giorni circondati dai familiari o dagli amici. L'altro giorno uno dei sindacati con i quali abbiamo avuto l'audizione, con una battuta amara ma tutto sommato efficace, diceva: spesso le nostre case di riposo sono case di riposo eterno. Ecco, ovviamente vorremmo stroncare questa battuta sul nascere, purtroppo, però tutti sappiamo, anche gli esperti in materia, che l'istituzionalizzazione comunque accorcia gli anni della vita. Ecco perché il disegno globale è quello di avere la casa come perno, sebbene non, come dire, unico. Ecco, quindi in questo c'è da lavorare parecchio.
il discorso delle badanti va ripensato in maniera particolarmente attenta. E poi c'è tutto il tema di quei 100.000, lì lascerei magari la parola al segretario, al professor Palombi, se vuole intervenire per descriverli. Lui è docente a Tor Vergata di politica sanitaria pubblica, quindi può dare dei dettagli particolari, come anche il budget di salute per i disabili. Se il professor Palombi volesse intervenire, io lascerei a lui volentieri la continuazione di alcune risposte o di completare ciò che io ho detto in maniera deficitaria. Sì, grazie Presidente, ma non credo di avere tantissimo da aggiungere, se non che le domande poste in particolare dalla senatrice Binetti e dalla Presidente hanno un fondamento molto importante. Effettivamente noi ci troviamo in una crisi demografica all'inizio di una nuova transizione in cui purtroppo la popolazione diminuisce, la popolazione giovanile diminuisce e aumenta solo la popolazione anziana. In queste condizioni è chiaro che il grande rischio del Paese è l'esplosione della domanda sanitaria. Noi dobbiamo fare in modo che cause sociali, come il declino del capitale sociale, la riduzione dei rapporti, dei legami, delle famiglie, si traducano inevitabilmente in spesa sanitaria, semplicemente perché abbiamo omesso interventi sul territorio presso le case degli anziani e presso le loro famiglie. In questo senso ci chiediamo se abbia davvero senso il recovery plan così come è stato disegnato, in cui tutto sommato l'intervento edilizio è riservato moltissimo alle cure intermedie, quindi ai cosiddetti ospedali, ai mini ospedali, diciamo, ospedali di prossimità. E quanto invece non sarebbe più utile ripensare una riqualificazione edilizia in vista del co-housing, del sostegno alle famiglie, dell'abolizione delle barriere architettoniche, dell'agibilità delle case, quasi un super bonus dedicato agli anziani e alle famiglie, alle loro case. E rispondo anche aggiungendo che sì, è prevista nei 9 miliardi anche una cifra importante per l'assistenza sociale, nella misura appunto di cui parlavamo il signor Paglia, delle 8-16 ore settimanali, soprattutto per anziani soli e con basso ISEE sociosanitario. Qui devo comunque far presente che c'è una grossa lacuna informativa nel nostro Paese, per questo stiamo lavorando con Istat, perché il numero vero di anziani disabili e fragili ci è tuttora abbastanza ignoto. Abbiamo provato a incrociare alcuni dati epidemiologici relativi a grandi patologie, penso alla demenza d'Alzheimer, 600.000 persone, allo scompenso cardiaco, alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, con altre variabili di carattere sociale ed economico. Effettivamente riteniamo che la cifra di 500.000 da coprire con un'assistenza di tipo continuativo e integrato sia una cifra ragionevole da cui partire, certamente non quella definitiva, però credo che in questo senso noi possiamo effettivamente parlare di un approccio che poi alla fine è quello di varcare il Rubicone, cioè effettivamente di passare ad una sanità sul territorio, che è la grande scommessa, la formazione di personale e di carriere di personale, perché fino ad oggi lavorare sul territorio è qualcosa di squalificante tutto sommato, e invece noi dobbiamo incoraggiare e sostenere gli operatori che vanno nelle case, a partire da un solido presupposto economico, che curare a casa vuol dire risparmiare sui costi alberghieri delle strutture residenziali, risparmiare sul vitto, sull'alloggio, sull'energia e via dicendo, e fare cosa evidentemente molto gradita a chi è anziano. Noi pensiamo che il ruolo dell'RSA sia semmai più importante che non in passato, ma proprio nella prospettiva di cui parlavamo il signor Paglia, cioè in una prospettiva in cui sostanzialmente le RSA devono addirittura riqualificarsi per fornire più riabilitazione, più sostegno, non solo. Nel primo documento della Commissione è stato messo in evidenza come tutti gli erogatori pubblici e privati di assistenza debbano poter offrire l'intero continuum assistenziale. In altri termini, chi ha una RSA deve poter fornire posti in centri diurni, quindi in semi-residenzialità,
e in assistenza domiciliare, secondo proporzioni rigorosamente stabilite dal pubblico. E questo, secondo noi, è un modo di evitare appunto le case del riposo eterno. E il discorso appunto sul budget di salute effettivamente è una prospettiva molto interessante, soprattutto in riferimento al problema degli assistenti familiari, per i quali oggi effettivamente abbiamo una sorta di Far West in cui non c'è controllo, non c'è formazione, quindi sarebbe bene che enti terzi possano provare a ragionare in questi termini. Bene, grazie Monsignor Paglia, grazie tantissimo. Anche al professor Palombi, è importante questa audizione per noi perché, come dire, mettiamo un po' a sistema, fatte le dovute differenze tra il ruolo del Parlamento e il ruolo del Governo, anche il ruolo di una commissione come la sua che lei presiede, così insomma mettiamo anche a sistema proposte, possibilità di incidere anche su questo grande tema delle risorse europee che saranno a disposizione del nostro Paese per progetti appunto che invece io vedo in prospettiva che guardano al futuro piuttosto che appunto case di riposo eterno, cioè guardano al fatto di come si legge una società del futuro e come la costruiamo per i nostri figli. Grazie mille, se ci volete fornire anche documentazione ve ne saremo grati, certo. E ci aggiorniamo. Grazie, buon pomeriggio. Grazie Presidente della vostra partecipazione. Grazie, arrivederci. Grazie.